hanno battuto la crisi puntando sulla qualità, tanto che circa il 30% delle pelli rifinite ed esportate nel mondo sono italiane. Sono le pelli del distretto di Arzignano, in provincia di Vicenza. Queste aziende hanno tenacemente evitato la delocalizzazione ed ora sono il top mondiale grazie all'innovazione creativa, al miglioramento dei processi e dei macchinari, dei prodotti e dei componenti. Come abbiamo superato questa lunga crisi? La qualità totale nel prodotto e soprattutto nel servizio, il servizio alle grandi case di moda che sono i nostri partner. Un salto che ha proiettato queste ex botteghe artigiane sui mercati globali. È sicuramente premiante ed è una tendenza che ha tutto il settore conciario, quello di avere delle aziende sempre più articolate, più strutturate, uscire da una dimensione artigianale e diventare sempre più industria. È stata la ricerca nel creare pellame sofisticato una delle chiavi. Con la creatività totale a 360 gradi, nei colori, nelle forme e anche inventando della pelle utilizzata per i rivestimenti murali. Non solo pelli e concerie, ma anche macchinari evoluti per tingere la pelle senza nessun spreco o residuo. Oppure apparecchiature per concerie vendute in tutti i continenti e in circa 70 paesi che possono essere monitorate nel loro corretto funzionamento direttamente da qui, da Arzignano. Con il consenso del cliente c'è un'acquisizione continua dei dati della macchina che può inviarli al nostro centro di calcolo e i dati sono condivisi dalla macchina alla nostra sede oppure sono disponibili anche nelle varie sedi per tutte le considerazioni tecniche che vuole fare il cliente. Negli ultimi anni la Valle del Chiampo, dove si trova Arzignano, ha puntato sul risanamento ambientale. Questo è l'impianto di depurazione che tratta le acque reflue provenienti dalle concerie, è uno dei più grandi d'Europa. È una delle nostre attività in cui ci adoperiamo quotidianamente, sabati compresi, è un'attività di controlli sulla qualità dell'acqua scaricata nella nostra fognatura che poi va a finire nel nostro impianto di depurazione. Una fognatura lunga 40 km dedicata solo esclusivamente ai reflui conciari. L'impianto è gestito da una società pubblica e ai comuni circostanti come soci. State già pensando a potenziarlo? Nei prossimi 5 anni questo impianto dovrà assorbire una serie di investimenti pari a 38 milioni di euro. Ma lo sforzo contro l'inquinamento parte anche dalla ricerca chimica su tinture, inchiostri e colori. Da 2 anni abbiamo messo a punto degli inchiostri innovativi che non rilasciano sostanze nell'acqua. Guardate questo pezzo di pelle appena tinto. Lo strizzo, lo rimergo nell'acqua e l'acqua rimane pulita, non rilascia colore. I buoni risultati di questo sistema industriale vengono dal gioco di squadra che non solo le imprese ma anche il sistema territoriale fa la sua parte. La scuola, per esempio, un altro elemento fondamentale, l'istituto tecnico all'interno del quale si formano le competenze e le conoscenze che servono a far funzionare il gioco di squadra.